Benvenuto e benvenuti nel canale Tesorissi Azzurri, sono Tiziana e in questo video parlo di decluttering, minimalismo ed ecosostenibilità, tre parole che stanno cambiando e che hanno già cambiato la vita a tante persone, lo stile di vita di tante persone sta cambiando grazie a questi tre concetti che stanno dietro queste fondamentali parole. Per quanto riguarda il decluttering, la maggior parte di noi ha iniziato a praticarlo dopo Marie Kondo e poi dopo di lei tante altre guru italiane e internazionali che ci hanno insegnato questa strada, soprattutto a noi italiani che veniamo da una storia del conservare, del preservare, perché veniamo anche da un periodo di austerità, di mancanza di cose, quindi quello che si aveva anche rotto, anche magari che in quel momento non serviva, veniva conservato e custodito per tempi migliori, per tempi in cui magari quell'oggetto sarebbe servito. Mi ricordo che mia nonna conservava tutti i fili anche quando sfilava un vestito cucendo, perché diceva poteva servire, ma allora erano tempi veramente duri e difficili e quindi lei aveva mantenuto questa abitudine di conservare tutto. Bene, penso che il decluttering sia una cosa ottima per far spazio in casa, per mettere ordine nelle nostre case e soprattutto nella nostra vita, nella nostra interiorità, però buttare per buttare è qualcosa che ci abitua ancora di più a quel processo dell'usa e getta che tanto ha influito sul problema dell'inquinamento e di queste discariche immense che esistono in Italia e nella maggior parte del mondo occidentale e anche nel mondo ormai un po' dappertutto, perché poi il pattume si muove, ha quest'anima movimento che va dappertutto nei posti anche più spopolati. Quindi ritornando al decluttering, cerchiamo di far aver vita nuova a tutti gli oggetti di cui ci dobbiamo liberare prima di farli finire in discarica. Cerchiamo di donare, cerchiamo di riutilizzare se possibile e poi come ultima scelta mettiamo in conto il fatto che quell'oggetto vada buttato via nella differenziata. Questo per essere ecocompatibili, per avere un atteggiamento attento alla salute dell'ambiente. E quindi in generale cerchiamo di fare degli acquisti ponderati, non facciamoci prendere dallo shopping compulsivo o comunque da quello shopping che consideriamo terapeutico, che poi magari ci appaga perché abbiamo acquistato un oggetto e ci sentiamo meglio. Prima di fare ciò cerchiamo di appagarci anche nel non acquistare e quindi nel lasciare l'oggetto lì dove è. Per quanto riguarda me, io ho ereditato tanti oggetti perché le zie anziane che sono morte, i miei genitori che sono stati sempre delle persone che hanno conservato e quindi ho tanti oggetti che ho sistemato comunque in casa in modo abbastanza organizzato in attesa che questi oggetti possono essere donati e possono essere magari riutilizzati e poi come ultimo come ultima cosa, come ho detto prima, essere buttati. Li ho un po', come dire, archiviati e sto cercando in casa di mettere tutto in modo visibile, quindi non ho proprio fatto un decluttering canonico. Il mio decluttering è stato più che altro un mettere da parte oggetti che adesso non utilizzo, oggetti che non sono legati magari a particolari ricordi, ma che non voglio buttare per una questione di ecosostenibilità. Quindi attendo di donarli, attendo di riutilizzarli prima di fare quello che mi costa tanto, più che altro, ripeto, per una questione ambientale. Veniamo quindi poi al secondo discorso, il minimalismo, quindi vivere con meno cose possibili, con ingombri di cose che magari non è effettivamente necessario che
che ci servano, che siano utili per la nostra vita, quindi vivere al minimo. Questo si può fare se si ha una vita che è priva di un'eredità di quegli oggetti di cui dicevo prima. Io sto comunque cercando di vivere in modo minimalista, nonostante i tanti oggetti che ho, che vedo come archiviati, e quindi cerco di vivere con poco nel poco, cercando di curare anche la mia mente, e cerco anche di sgombrare gli spazi nelle varie stanze della mia casa per rendere il minimal anche in quella sorta di visione che libera la mente, oltre che liberare lo spazio. Anche se io sono portata a vedere le stanze organizzate e piene in modo armonico. Le stanze troppo sgombre mi sembrano anonime, quindi non con un'anima di chi le vive, di chi ha la responsabilità di quello spazio. Ecco, penso che tra decluttering, minimalismo ed ecosostenibilità ci debba essere la parola chiave a sostenere tutte e tre, che è responsabilità. La responsabilità degli oggetti. Infatti, più oggetti abbiamo, più siamo responsabili di questi oggetti da tutti i punti di vista. Pertanto è questa responsabilità che crea una sorta di peso, e per essere responsabili in modo felice, senza essere oppressi da questa responsabilità, dobbiamo dare il giusto utilizzo agli oggetti che abbiamo e che soprattutto abbiamo ereditato. Io sono legata a tantissimi oggetti che cerco di mettere al meglio e di dare loro bellezza oltre che utilità, e la bellezza è un'altra parola chiave da mettere a sostegno del decluttering, del minimalismo e dell'ecosostenibilità. La bellezza salva il mondo, no? Come diceva Dostoevsky. La bellezza è qualcosa che quindi, perché salva il mondo, deve essere da noi custodita, e quindi dobbiamo sentirci tutti ovviamente custodi di questa bellezza attraverso gli oggetti che possediamo, attraverso gli oggetti di cui abbiamo la responsabilità. Se abbiamo responsabilità degli oggetti, abbiamo anche a portata di mano la bellezza e la gioia del mondo che possiamo offrire col nostro senso di responsabilità. In casa, oltre agli oggetti, per esempio, abbiamo le piante. Le piante hanno bisogno di cura. La cura è un'altra parola chiave da dare a sostegno del decluttering, del minimalismo e dell'ecosostenibilità. Avere cura degli oggetti, e quindi possiamo aver cura degli oggetti fino a un certo numero di oggetti, poi non ne abbiamo proprio le capacità, siamo umani, abbiamo dei limiti, e quindi come dicevo prima delle piante, che hanno bisogno di cura per essere belle, rigogliose, così anche gli oggetti, con la loro anima nascosta e misteriosa, hanno bisogno di cure per poter vivere nel modo giusto, e quindi poterci donare il meglio che possono. Sta a noi gestire gli oggetti affinché ci donino bellezza, serenità e equilibrio. Trattiamoli come se fossero appunto delle piante che sono degli esseri viventi. Le piante hanno bisogno di essere curate, hanno bisogno di luce, di aria, di acqua, di cure particolari a seconda di che tipologia di piante sono. Così sono gli oggetti.
oggetti, diamo anima agli oggetti anche in questa maniera. Se abbiamo cura all'interno delle nostre case, negli ambienti che frequentiamo, anche esterni, sentiamoci veramente padroni del mondo, nel senso che ne siamo custodi e responsabili. Ecco, se facciamo questo processo, tutto anche con questo senso della responsabilità equilibrato, non avremo un senso di oppressione, di peso, di responsabilità, ma di gioia di questa responsabilità, di gioia di aver cura di quello che è possibile per noi curare per averne una soddisfazione. Quindi tante parole chiave per far migliorare la nostra vita, sia la nostra vita intima, personale all'interno delle nostre case, sia la nostra vita a livello sociale. Spero con queste chiacchiere di avervi dato degli stimoli utili per migliorare i propri pensieri, il proprio modo di vedere la vita. Ampliamo magari queste riflessioni giù nei commenti se vi va. Se il video vi è piaciuto, vi prego di mettere un bel like, iscrivervi al canale, se non siete ancora iscritti, attivare la campanella. Adesso ho detto tutto, vi saluto augurandovi sorrisi, serenità e buoni pensieri. Ciao!